Hello! Ciao amiche, ciao da Lili Fede Paperwitch. Oggi volevo creare un piccolo breve tutorial di un piccolo lavoro che mi è venuto in mente. Io mi lascio trasportare dalla fantasia e oggi ho pensato di creare delle belly band con questo foglio che è il mio masterboard digitalizzato. L'ho stampato, lo trovate nel mio negozio Etsy per chi è interessato. Mi trovate sempre sotto la voce di Lili Fede Paperwitch. Il link del mio negozio lo trovate in ogni luogo o anche nelle descrizioni di questo video su Facebook. Se vi fa piacere, passate, prendetevi il tempo per guardare i miei lavori digitali, ovviamente. E se vi piace, mettetelo nei favoriti, lasciate il cuoricino. Allora, ho creato questa masterboard che è non è altro che un insieme di vari pezzi di carte diciamo d'epoca, con fiori, washi tape, qua e là, con farfalle, con timbri. Ecco, potete ulteriormente anche abbellirlo se uno vuole. Se uno vuole può abbellirlo con timbri, può continuare ad abbellirlo una volta che l'avete stampato, potete abbellirlo e quindi renderlo ancora di più 3D, oppure stamparlo due volte e ritagliare alcuni pezzi e renderlo veramente 3D. Per un'altra volta, un altro video, vi faccio vedere come. Oggi voglio creare insieme con voi delle belly band per i nostri journal. Siccome il foglio è in verticale come lunghezza, è sempre un foglio a 4, però si presta bene come lunghezza, perché diciamo che questo è, prendiamo come esempio un journal, quindi diciamo la lunghezza c'è molto meglio che del foglio diciamo a 4 in questo senso qua, perché comunque potete sbordare, potete creare anche dei motivi diversi. Adesso iniziamo il nostro lavoro e creiamo insieme questa belly band simpatica, veloce, easy. Spero che vi piaccia. Seguitemi, iniziamo il lavoro. Allora, diciamo, ho tagliato due strisce identiche. Poi voi, se volete utilizzare il mio foglio, perfetto, i miei collage, altrimenti utilizzate qualsiasi altro foglio che avete a casa. Allora, abbiamo tagliato due fogli identici, due strisce identiche. E dobbiamo decidere appunto quale verso, diciamo, se ci piace più questo o il pezzo dove c'è scritto appunto bitter. Io stavo pensando di prendere il pezzo in basso, questo pezzo con il fiorellino e le farfalline, e il pezzo in alto. Allora, il totale della belly band che ho scelto è più o meno 5 centimetri.
come potete vedere, è 5 cm, perché 5 cm è una misura, diciamo, che penso che sia una misura ideale per le belly band. Poi voi prendo questo come demo, come dimostrazione, e il mio progetto è fatto in modo che questo in qualche modo sborda, nel senso che voi potete inserirlo o toglierlo come meglio volete, ed è double face, perché poi questa parte qua risulta in questo modo qua, però aperta, in modo che poi avete le due parti che potete inserirle in questo modo qua. Facciamo, creiamo questo lavoro? Dovete avere a disposizione intanto del pizzo, dei nastri o una banda larga, perché la mia intenzione è quella di rivestirla all'interno con una banda larga, in modo che queste due parti qua poi risultano morbide, non risultano dure diciamo nel maneggiarle, ma risultano morbide in modo da poterle inserire e togliere dai journal. Allora, io qua ho diversi pizzi, potete utilizzare pizzi, stoffe, nastri, basta che sia abbastanza, diciamo, largo. Abbiamo detto che questo è 5 cm, quindi diciamo che la mia idea sarebbe quello di far fuoriuscire il pezzo di tessuto. Allora, io tra i vari pizzi e nastri che ho, potete utilizzare anche stoffe, e potete mettere sotto una stoffa in modo che poi abbia questo effetto qua, la belly band, perché questa è una belly band che io l'ho chiamata stoffata o pizzata. Mi è venuto un po' così questa idea. Io ho preso come tessuto questo, che è un pizzo sangallo, avevo a casa questo e mi è piaciuta l'idea. Allora, ho tagliato due strisce, ovviamente voi potete diciamo cucirla con la macchina oppure anche a mano. Se non avete la macchina, vi sconsiglio di incollarla, perché esce brutta con la colla, cioè io amo la cucitura proprio a macchina. Allora, in questo caso questa parte di pizzo fuoriesce da un lato della belly band, però prima dobbiamo fare questo lavoro qua, perché se a voi piace una cosa un po' così stagliuzzata, un po' vintage, va bene anche, però io stavo pensando appunto di, questo è il dritto, mi sembra, sì, di cucire prima le due parti, cuciamo queste due parti in questo modo qua, in modo che poi venga questo effetto qua. Allora, questo va dentro, sì, così, questa parte, ecco qua. Allora, ecco qua. E quindi risulta questo pezzo, diciamo, anche fuori, e risulta in questo modo qua, perché poi cucirò il pezzo di carta. Ve l'ho messo anche a rovescio, ma ovviamente quando devo fare una cosa mi esce. Allora, ecco qua. E quindi si vedono i due bordi. Adesso mi vado proprio in questa zona qua. Come vedete, mi sono portata la macchina da cucire, è qua, non so se la vedete, però la ritolgo un attimo. Era giusto per farvi vedere che ho la macchina da cucire qua. E adesso mi metto a cucire. E una volta cucite queste due strisce, vi faccio vedere il lavoro appunto finito. Ci vediamo fra un secondo. Thank you.
una volta che abbiamo creato le due bande, come vedete, le ho cucite da una parte e dall'altra, quindi diciamo che l'ideale è di avere la macchina da cucire. Se non ce l'avete, provate a farlo a mano, per un lavoro che normalmente noi scrapper abbiamo sempre la macchina da cucire a disposizione. Siccome questo è un pizzo San Gallo, è molto carino in realtà, anche così in realtà stavo pensando per fare due bande di pizzo, però siccome voglio far vedere anche la parte di cartacea, allora ho pensato di montarle in questo modo qua, cioè di lasciare la parte, cioè di non metterle proprio a filo, ma di lasciarle più larghe in questo modo qua, quindi in modo che sia da questa parte che da questa parte si veda il pizzo, quindi risultano un po' più larghe. Una volta fatto trovata la quadra per sistemarle, si devono prendere bene le misure del nostro journal. In questo caso io ho preso come punto di riferimento questo quaderno, però volendo si può utilizzare anche una misura più piccola, ok, come in questo journal mio che avevo, oppure in un journal ancora più piccolo che ha queste pagine, che però ovviamente queste sono piccole, però è solo per farvi vedere la lunghezza. Quindi in questo caso la lunghezza ne uscirebbero due quasi. Però noi teniamo fede con il journal, la misura standard di un foglio A5, e quindi teniamo la misura standard. Allora, una volta presa la misura, in questo caso io la provo qua, perché voglio anche vedere cosa voglio avere qua come figura, diciamo. Ecco, io direi che così va bene, perché poi io devo riuscire a fare questo gioco qua, avete capito? Devo riuscire a fare questo gioco qua, quindi adesso farò la cucitura qua e la cucitura sotto. Adesso proviamo a fare questo lavoro qua, scusate, e vediamo un po' se riesco a rimettere con la macchina da cucire in questo modo qua. Allora, abbiamo detto intanto che la dobbiamo fare un po' più larga, quindi direi così che va bene. Adesso io la metto qua, cerco di cucirla solo nella parte, diciamo, centrale, non tutta la parte, solo la centrale, e cerco di chiuderla. Qua torno indietro per chiudere il punto. Ok, allora qua è sistemata, quindi questo qua è cucita. Adesso devo prendere la misura, quindi risistemo la cam, devo prendere la misura. Vabbè, facciamo finta che qui c'è un collage, ecco, qua c'è un collage, infatti devo prendere la misura, quindi cosa faccio? Sistemo qua questa parte della... Allora, voi volendo potete lasciarla anche lunga. Allora, la misura è questa, perché poi io devo riuscire a entrarla. Allora, ecco qua. Allora, facciamo proprio dove finisce la farfallina. Mo cucio anche questa parte qua. Speriamo di aver fatto la cosa giusta. Indietro, okay. Sistemo la camera in alto.
Allora, come vedete, ho creato una banda insolita. Io l'ho chiamata Belly Band stoffata, cucita, pizzata, ok? E poi voi potete utilizzarla in questo modo qua, cioè è un abbellimento per i nostri journal, cioè potete mettere una banda così, io in questo caso vi ho fatto vedere l'idea, poi voi potete realizzarla con tutte le cose che vi piacciono di più. Io adesso ve la faccio vedere su un foglio chiaro, come questo. E come vedete entra benissimo e rimane anche tutta la parte diciamo dei pizzi, ecco qua, e volendo potete lasciarla così, e qui in mezzo si possono appunto mettere delle tag. Adesso vediamo un po' se qua c'ho delle tag, sì, ecco, potete utilizzare, potete mettere tranquillamente delle tag. Oppure potete aggiungere un foglio, potete lasciarlo così come abbellimento. Sono comunque cose molto carine e potete anche ulteriormente diciamo stringerlo se non vi piace così largo. Comunque dovete prendere bene le misure, e anche da questa parte avete la banda molto carina. Volendo potete abbellirla ulteriormente, cioè la parte della carta potete ricalcarla con l'inchiostro prima di fare la cucitura, ovviamente potete inchiostrarla, potete utilizzare un filo di diverso colore per fare un po' diciamo di contrasto. E niente, mi sembrava un'idea carina per chi appunto volesse una belly band diversa dal solito. Io spero che la mia idea così spontanea vi sia piaciuta. A me mi è venuta così, era un sovrapensiero, mi è venuta questa idea perché a me piace molto associare la stoffa alla carta, mi piace molto, dà quell'effetto un po' pellato. Volendo la potete appunto abbellire, ulteriormente impreziosire, ulteriormente anche renderla più vintage, ve l'ho detto, con l'inchiostro. Io adesso l'ho fatta semplice ed è molto carina, che poi volendo, guardate, anche double face, volendo è anche double face se la volete anche nella versione chiara, però è molto carino. Anche il pizzo che ho usato è molto carino, mi piace molto, devo dire. Sono molto 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 soddisfatta di questa belly band. Beh, spero che la mia idea vi sia piaciuta. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Iscrivetevi, vi aspetto numerose ai prossimi lavori, alle mie prossime idee. Visitate il mio negozio Etsy. Grazie mille, ciao a tutti, ciao!